Oh, finalmente ci siamo svegliati. Vediamo un po' la giornata. Bellissima giornata. Ma visto che oggi non c'è in casa mio fratello Cristian, fammi vedere un po' il garage se c'è la macchina. No, non c'è neanche la macchina. Probabilmente è uscito ieri perché stavamo parlando con il signor Giovanni e deve essere uscito per andare a prendere i pezzi. Ma quasi quasi lo provo a chiamare, vediamo un po'. Allora, i trattori sono qua nel piazzale, già tutto pronto. Sì, dai, lo chiamo così vediamo a che altezza è, dov'è andato. È uscito stamattina presto, poi figurati lui, quando si tratta di fare delle cose non vuol sentire ragioni. Sì, dai, lo chiamo, vediamo un attimino. Allora, lo proviamo a chiamare. Vediamo un po'. Pronto? Ciao Cristian, ma dove sei? Mattina sei uscito presto, dov'è che sei? Ah, sono venuto qua su in paese a prendere dei pezzi di ricambio per l'irroratrice. Ah, perfetto, ma sei nelle vicinanze, stai arrivando verso casa? Sì, sto tornando, 5 minuti sono lì. Ah, dai, ti aspetto qua nel piazzale perché mi ha chiamato il signor Giovanni dal negozio, poi ti spiego un attimino, dai, ti aspetto qua nel piazzale. Ok, arrivo. Ok, ciao, a dopo. Ciao ciao. Immaginavo che era andato in negozio a prendere i pezzi per questo macchinario qua, perché avevamo chiesto al signor Giovanni, ce li procurava, però ha detto che ci voleva tempo, allora mio fratello è salito con la macchina a prenderli. Perfetto, dai, va benissimo. Adesso arriva, così gli spiego un attimino che mi ha chiamato il signor Giovanni dal negozio. Vediamo un attimo, vediamo un po', siamo a posto, quei trattori li aveva già preparati, ah, già abbiamo tutto. Allora, vediamo un po' se è arrivato. Oi, ciao frate! Buongiorno, buongiorno frate. Allora? Sì, Sei uscito presto stamattina, li hai trovati i pezzi? Tutto a posto. Ah, allora, Sono ascolta. andato a prenderli io che si aspettava che ce li portavano il rivenditore e ci voleva troppo tempo. Immaginavo, infatti quando non ti ho visto in casa ho detto quello là è andato a prendere i pezzi. Niente, ascolta, mi ha chiamato il signor Giovanni dal negozio e mi ha detto intanto che sono arrivati i mezzi che abbiamo ordinato, i due trattori che abbiamo ordinato io e te. E mi ha detto che è stato anche gentile, che ha procurato un trattore stradale con un rimorchio per portare sia i pezzi di nonno, i trattori di nonno con... E poi al limite lo usiamo anche per portare i trattori che abbiamo ordinato. Che dici tu? Facciamo così? Ok, dai. Allora, niente, io vado in negozio a vedere di prendere il carrellone lì, col Dai, trattore stradale, tu poi... prendi. Scendo anch'io così ti do una mano a caricare se hai bisogno. Poi portiamo via i pezzi di nonno e vediamo un attimino i trattori, l'attrezzatura di nonno. Vabbè, allora, niente, andiamo direttamente in negozio col pick-up, tutti e due, o ci vediamo lì, vieni là per conto tuo, vediamo un po', dai. Dai, dai, ci vediamo là in negozio, no, non è un problema. Arrivo io, dai, Ok, tanto non è tanto lontano. allora io arrivo qui, passo un attimo qua e poi vengo subito in negozio. D'accordo, perfetto. Aspetto mio frate adesso, così vediamo un attimino come si vuole organizzare. Ah, il camion che ci presta è questo. Ah, bene. Perfetto. Ecco qua mio fratello che sta arrivando. Vediamo un attimino come organizzarci, adesso aspettiamo lui. Ragazzi, qua chi si muove lui. Allora, qui il camion che ci ha prestato è questo. Penso che sia questo, mi ha detto che le Oh. chiavi sono nel cruscotto. Sì. Allora, i mezzi che sono arrivati sono qui. Ah, eccoli qua. Ah, vedi come li volevamo noi qui. Guarda qua, i Fiat Agri. Sì.
come li volevamo noi, guarda che belli che sono, belli Sì, veramente. 180 con ripuntatore e rullo dietro. Bene, bene, sono contento. Ascolta, qui c'è un bel po', qui. Però mi ha detto di non preoccuparci che gli ridiamo un tot al mese, dai, lo paghiamo piano piano. All'inizio è Ascolta. così, Cristian. Allora, ascolta, frate, Dimmi. niente. Io mi prendo il camion. Sì. Prendo il bilico e vengo su per caricare tutti i trattori su a casa. E te Ah. intanto te ne puoi prendere uno di questi nuovi e te lo porti su. Ah, ok, perfetto, dai. Io allora comincio a fare un viaggio e tu così ci vediamo su e cominciamo a caricare l'attrezzatura di nonno. Dai, facciamo così. Ok. Allora, aspetta un attimo, le luci, lampeggiante. Porto su anche l'aratro. Perfetto. Ok, quando vuoi andare io mi metto dietro di te. Vai, vai, vai avanti, vai avanti, vai. Sì, Vado avanti io, perfetto. perché io dopo alla piazza devo fare manovra. Ah, sì, hai ragione, perfetto, dai, allora vado avanti io. Allora, qui macchine non ce n'è, perfetto, andiamo. Mi fermo qua nell'incrocio che non passi qualcuno, così ti do strada libera, perfetto, vieni. Ok, saliamo in fattoria qua. Ok, ci siamo, perfetto. Ragazzi, il posto è un po' stretto, fa un po' fatica arrivare. Piano piano. Ok, perfetto, ci siamo, dai. Sta arrivando. Boh, allora io sistemo un attimino questo. Momentaneamente, ascolta, lo metto qua sotto, poi decidiamo dove piazzarlo. Per adesso lo metto qua. Lo Ok, spengo. allora qua. Ok. Allora, dimmi se vuoi una mano a farti manovra, non lo so, dimmi te. No, te intanto comincia a Hai preparare il trattori? trattore. Ok. Sì, così io Perfetto. adesso faccio manovra, cerco di avvicinarmi il più possibile. Perfetto, dai. Cosa vuoi caricare prima? Il piccolino, quelli verdi? Il piccolino, quello che lo mettiamo sul collo d'oca del carrellone, proprio su di sopra. Perfetto, perfettissimo. Allora, adesso carichiamo prima questo. Ragazzi, un attimo di tempo che mio fratello fa manovra col carrellone, così portiamo via gli attrezzi. Un po' mi dispiace, ragazzi, è un po'. Comunque ci sono dei ricordi con questi mezzi qua, però è anche vero che come va avanti il tempo, dobbiamo andare avanti anche noi. Così ci riorganizziamo la fattoria e poi si riprende a lavorare. Eccolo qua che sta arrivando. Ecco qua, perfetto, frate. Allora, ascolta, vieni un attimo, lo metto a marcia avanti, lo metti a retromarcia, come l'impostiamo? Dimmi te. Allora, aspetta, aspetta, vediamo questo che c'ha dietro. Questo c'ha il ranghinatore, questo c'ha lo spandifertilizzante. Mettilo. Ah, questo c'ha l'aratro attaccato. Sì. Allora Dimmi. aspetta, quello c'ha l'aratro attaccato. Mettiamo prima Guardiamo quello di mettere là? su. Sì, provo a mettere su prima questo qua, guarda. Vai, vai tranquillo. Volevo guardare se si stava tutto in un viaggio, perché sai. Magari Chilometri ce la scorrono e facciamo, vuoi anche posto. perché insomma i mezzi di nonno non è che erano così enormi, però magari riusciamo. Prova. Vediamo un attimino. Se riesci. Ah, forse non riesci ad andare là. Prova a marcia avanti, perché magari ti tocca, può essere che ti tocca. Ah no, ce l'hai fatta, perfetto, perfetto, perfettissimo, non troppo. Vabbè, dai, lascialo così, va bene anche così. Non è un No, problema, è dai. che ora
L'ho presa un po' troppo forte, sono rimasto, sono andato a toccare leggermente alle sponde. Vabbè, Vabbè, boh, lasciala allora così, andiamo. dai. Allora, te monta su con l'altro, che dici, il ranghinatore però sul carrellone è troppo largo, si sporge troppo su strada. Alza l'aratro, frate. No, è già alzato, che questo è il trattore basso, di più di così non lo posso alzare. Eh no, allora All'altro. casomai ti tocca metterlo in retromarcia, ce la fai così? Retromarcia. Ecco, proviamo a retromarcia. Vediamo un attimino come ci possiamo organizzare. Se no, se proprio vediamo che facciamo fatica, lo prendiamo in un secondo momento. No, 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 niente da fare. Dai, lo riportiamo in negozio con l'altro trattore, dai, con quelli nuovi. Aspetta perché... Allora, aspetta, perché mi si è incastrato l'aratro. Ah, ok. Ok, perfetto, grazie. Allora, aspetta che ti carico il verde. Aspetta un secondo, ti carico il verde. Stai fermo lì un attimo. E questo lo porto giù io, dai. Questo lo porto giù io. Perfetto. Ah, anche questo fa fatica a No, il salire. ranghinatore lo devi staccare, non ce la fai. E mi rimane troppo largo per l'ingombro stradale. Aspetta un attimo. Vediamo se così riesco. Guarda un attimino. Io Vai, direi che perfetto. per me va bene, dai. Perfetto, perfetto, vai. Ok, dai, tu Ah porta no. questi due e io ti vengo dietro con questo, che questo facciamo un po' fatica. Così glieli diamo dentro, portiamo su il resto. Perfetto, ok, andiamo a vendere questi mezzi qua. Così dopo portiamo sull'altro Fiat Agri. Ok, No, e guardavo poi delle rampe che non toccassero la tettoia della capanna lì. ok, perfetto, dai, sei passato. Sì, così ci mettiamo anche un attimino, cominciamo a lavorare perché sennò frate qua. Piano piano sto cercando di arrivare in negozio perché mi tocca. Eccolo lì, si è staccato adesso, perfetto. Lo riattacco un attimo. Ok. Dovevamo attaccarlo, forse un trattore un po' più alto questo. Perché mi Ce tocca la in fai? terra. Dai, Sì, pian pianino sto arrivando. Sì, arrivare arrivo. Aia, qua mi sa che mi sono bloccato. Qua mi sa che se mi hai sono problemi bloccato. vengo con l'altro trattore. Eh sì, vieni a prenderlo tu, dai, con l'altro più alto, se no non riesco. Io intanto porto il trattore. Mamma mia, che traffico che c'è. Aspetta un attimo che c'è traffico, ok. Andiamo in negozio, perfetto. E no, vengo anche io a riprenderlo, non è un problema. Ah, ok, eccoci qua. Allora. Guarda, allora intanto ti lascio questo qui, io allora tiro giù i mezzi dal carrellone, Top, frate. te li lascio qua, vado a prendere l'aratro, veloce, veloce. Sì.
Ok, allora. Abbiamo un po' sbagliato, ragazzi, abbiamo sbagliato un attimino il trattore, però vabbè, ci sta, dai. Adesso me lo aggancio con questo, dovrebbe tirarlo un attimino più in alto, ce la dovremmo fare. Nel frattempo fratello Christian comincia a vendere tutto, poi ci rimane da portare su il nostro bel Fiat che abbiamo appena acquistato. Tanti soldi spesi. Allora, aspetta. Ok, perfetto. Vedi? L'ha tirato più su, riesco. Allora, macchine qua non ce n'è. Ok, possiamo andare. Perfetto. Eccoci qua. Ecco, frate, ho fatto tutto, sono arrivato. Io intanto ho venduto l'altra roba. Ok, vai, vendi pure. Allora, qua come ci organizziamo? C'è il camioncino da prendere, questo lo lasciamo qua, lasciare tutto qua. C'hai i fari del camion acceso? Spegnili, se no signor Giovanni, poverino, già ce l'ha prestato. Sì, l'ho sganciato perché tanto se no lo voleva sganciato. Ok, perfetto, dai, poi al limite gli facciamo uno squillo e lo ringraziamo. E cosa fai? Vieni sul contrattore e prendo io il pick-up? Vai, vai, allora Ok, facciamo così. Ok. dai, ci vediamo su nel piazzale. Ecco ragazzi, allora, un passo avanti l'abbiamo fatto, abbiamo venduto i mezzi del nonno, un po' a malincuore perché comunque sono dei ricordi. E adesso pian pianino ci organizziamo con fratello Cristian, ci siamo presi, acquistati questi due trattori qua della Fiat, Fiat Agri, e adesso inizieremo un po' a lavorare sui campi, perché qua bisogna cominciare a intascare qualche soldino, ragazzi, perché qua solo uscite, entrate poco e niente. Allora, questa la mettiamo in garage, tanto te la macchina adesso non ti serve, giusto? La posso mettere in garage. Vai, vai, vai tranquillamente. Ok, perfetto. Mettiamo in garage. Parcheggiamo qua. Eccoci qua. Oh! E anche oggi ci abbiamo detto tanto. Ah, ecco qua, lui arriva. L'altro Fiat. Ragazzi, questo è l'altro Fiat Agri. Nuovo acquisto che abbiamo fatto con la seminatrice. Carico frontale con gli spilloni per un. Perché in futuro andremo a fare il ballone anche perché rimetteremo gli animali. E piano piano ci stiamo organizzando, dai. Pian pianino ci stiamo organizzando. Ah, vado. Frate, Dimmi tutto. non sono andato. Qua, Ah, dimmi. ascolta, allora dovresti Sì. fare una cosa, prendere il pick-up, Sì. togliere quel carrellino là davanti al portone, così infiliamo la seminatrice dentro il capannone. Ah, perfetto, ok, mi muovo Ascolta, subito. ma questa seminatrice qua, che vogliamo fare? Perché questa non l'abbiamo portata al negozio, la teniamo oppure... O facciamo come abbiamo fatto con i carrelli, magari la teniamo per ricordo, visto che è un po' particolare, un Ok. po'. La mettiamo da E poi qualche parte, bisogna... come hai posizionato, ti ricordi come hai posizionato i carrelli di nonno, lì, lo spargiliquame? Sì, e poi dobbiamo fare un altro acquisto o sentiamo il signor Giovanni se lo noleggia, che bisognerebbe prendere uno spandiletame, perché prima di Ah. incominciare a lavorare, se vogliamo concimare la terra dal momento che è un po' che ferma. Ah, sì, certo, bisogna fare le cose ben fatte perché sennò qua, qui ci vorrà un po' di tempo, però facciamo le cose ben fatte. Sì, il Ok, allora. carrellino lo puoi mettere anche qui dove ero parcheggiato adesso io Ah, sì, con la perfetto. seminatrice. Sì. Allora, adesso il carrellino lo piazziamo qua. Così tutto in ordine. Così sta coperta anche la seminatrice. Sì, quei mezzi lì è anche perché con quello che costano ci conviene preservarli, frate.
Bravo, visto che hai messo anche il carrellone con i sacchi, ma poi quei sacchi lì alla fine sono buoni, li possiamo usare ancora, quelli che ci ha lasciato la Sì, nonna. ancora il signor Giovanni ha detto che ancora sono buoni. Ah, perfetto, dai, almeno una cosa che ci viene incontro. Ok, carrellino a posto, rimetto a posto la macchina. Ora speriamo che arriva presto il ragazzo lì della ferramenta per rifarmi gli attacchi dei tubi idraulici dell'irroratrice. Ah, ecco, ok, perfetto, dai, appena sono pronti Sì, quelli lì. perché ci vuole un macchinario apposta per stringere i raccordi al tubo, capito? Ah, Non è ok, che li puoi montare perfetto, così. ho capito. Allora, questo niente, questo mancano sti due tubi qua dietro e poi la possiamo spostare da qua, ma adesso se la mettiamo in moto butta via tutto l'olio idraulico, per cui No, allora bisogna aspettiamo lasciarla qui. un attimo, sì, aspettiamo un attimo. Ascolta, c'è da Niente. portare su il tratto dell'altro Fiat Agri. L'abbiamo lasciato giù dove Ma l'ho l'avevi messo portato su io. te quello con l'aratro? No. Sì, quello lì. E bisogna andare a prendere lo spandiletame, così incominciamo subito il lavoro, no? Incominciamo a arare in qualche campo. Allora, aspetta, eh. Vado a prendere il carrellino allora. Andiamo a comprare, ci compriamo il carrellino per lo spandi di qua, per lo spandilettame. Sì, vai. E al Allora. 180 qui ci attacchiamo l'aratro, il ripuntatore. Dai, scendo un attimo giù in negozio e così premo il carrellino. Ah, Allora. ok. Aspetta, vado giù a prenderlo. Perché il carrellino conviene attaccarlo lì a questo più piccolo, al Sì, 180 lì no, io lo vado a attacchiamo il prendere, lo ripuntatore. porto su, il 180 lo usiamo per arare. Sì. Vado solo a prenderlo Io intanto faccio qualcosina qua su in officina. io. Arrivo subito, eh. Allora, entro un attimo, vediamo un attimino. Metto qua. Apriamo un attimo il negozio. Ho sbagliato l'icona. Eccoci qua. Allora, vediamo un po'. Sì, io direi di prendere questo, dai. Lo compriamo. Ok. Perfetto. Allora, prendo il carrellino e lo portiamo su. Allora, questo è a posto, ok, i raccordi sono stati montati tutti, partita Sto arrivando, è partita, partita tutto quanto, ok, boh. Vediamo, proviamo, andiamo a fare un giro di prova. eccoci qua con il nostro carrellino appena acquistato. Frate. Ok, eccolo qua. Allora, io direi di parcheggiare un attimo qua. Cristian, vieni un secondo nel piazzale. Arrivo. Questo lo mettiamo un attimino qua. Ok, questo è a posto. Boh. Perfetto, allora oggi abbiamo dato i mezzi di nonno, abbiamo comprato il carrellino, frate ha messo a posto l'irroratrice che sta mettendo, vedi come ci stiamo organizzando ragazzi, stiamo organizzando tutto, i mezzi tutto al riparo nel capannone, ha ragione mio fratello. Allora qua incomincio a chiudere, se non ci serve, si può chiudere. Ok, perfetto. Vediamo frate. E secondo Cristo, se vieni un attimo. Arrivo subito. Boh, possiamo anche chiudere le porte per il momento perché qua. Ok, chiudi anche quella, Cri.
Perfetto. No, ok. Perfetto, io ho comprato questo carrellino qua. Dove sei? Ah, qua Qua nel piazza. piazzale ho preso questo, come mi hai detto tu, e così poi inizieremo a lavorare Ah, sui campi. perfetto. Ma Sì. io dico che secondo me qui si può chiudere qua per oggi e niente, adesso ci siamo organizzati la fattoria e poi nel frattempo, il prossimo gameplay, inizieremo a lavorare i campi. Che ne pensi? Ok, però sì, alla prossima puntata Dai, salutiamo i nostri cominciamo con la amici, ringraziamo a fertilizzazione. tutti che ci sia, che speriamo che sia piaciuto anche questo gameplay. E se avete dei consigli da darci, dateceli. Mi Non raccomando, so. lasciate sempre un bel pollicione in su. Ecco, vede, ascoltate mio fratello che dice le cose giuste, lasciate un bel pollicione in su. Niente, grazie per averci ascoltato e al prossimo gameplay. Ciao ciao, ciao frate, alla prossima! Ciao, ciao a tutti, ciao frate.